bentrovati a tutti ragazzi, in questo video vi accompagnerò in un breve tour virtuale al nuovo arrivo di Discus di questa settimana. Con l'occasione farò dei piccoli video riguardanti le varie varietà disponibili di Discus presenti in negozio, e vi ricordo che fine ottobre, 30 e 31 ottobre, saremo in consegna lungo tutta la dorsale dell'Adriatica A14, Foggia, ossia Manfredonia, Milano, Verona. Chiunque volesse ordinare, acquistare Discus, acquari, filtri, piante e quant'altro può farlo tranquillamente sul sito, e vi verranno consegnati direttamente da noi a nostro mezzo. Con l'occasione vi invito anche a visionare i nuovi prodotti dell'Oase, zero spese di spedizione, direttamente a casa vostra. Buona visione e rimanete connessi. Partiamo con il video delle varietà di Discus Handicare presenti ad oggi in negozio. Nella prima vasca abbiamo dei Green Angel, la nuova varietà nata in casa Standker da poche settimane. Questo qua si rifà alla caratteristica dei Dark Angel, ma è su una colorazione turchese verde rispetto ai soliti Dark Angel. Quindi questo è Green Angel. Leopard Snake Skin. Questo qua è un leopardato spottato, adesso in piccola taglia non si riesce ben a decifrare la vera e propria caratteristica della livrea, però già si comincia a intravedere. Qua ci sono esemplari da 5 e 6,5. Qua abbiamo dei rosso fuoco e dei checkboard. Vedete, anche questi sono una taglia di 8 cm semi adulti, e quindi anche questi devono ben definire la livrea. Tutti questi Discus sono acquistabili online sul nostro sito omniapet.it. Vi ricordo che a fine ottobre 30 e 31 saremo in consegna lungo tutta la dorsale adriatica dell'A14. Da Manfredonia, Milano, Verona. Per chi volesse ordinarli, li consegneremo con nostro mezzo presso tutte le località che si trovano a ridosso dei caselli autostradali sull'A14 fino a Milano e poi Verona. Qua abbiamo dei Marlboro Red, anche qui di taglia dai 5 8 e 6,5. German Wonder e Bahia Santarem. Il German Wonder è questo più striato con le venature all'interno del corpicino. Il Bahia Santarem si rifà a una colorazione selvatica e ha una colorazione di diciamo adesso è marroncino, ma diventerà un rosso mattone con le stress bar. Molto in voga in questo periodo le varietà Simil Wild. Qua abbiamo dei Pigeon Blood Silver, è una variazione del Pigeon Blood tendente appunto a una livrea molto chiara, appunto viene chiamata Silver, molto bella, farà il faccino rosso con le striature argento rosacee. Red Scribbled, turchese rosso Red Scribbled. Qua abbiamo degli esemplari da 8, 10, 6,5. Già cominciamo a vedere le colorazioni definite dei pesci. White Red Leopard. Questi qua si rifanno sempre al modello, diciamo così, Pigeon,
e ha delle forti accenti sul rosso e sul bianco. Questi sono i Pigeon Blood Red e o Pigeon Blood Blue. In questa dimensione non si riesce tanto a intravedere se siano rossi o blu, ma si può tentare, già qualcuno presenta la colorazione più accentuata o sul rosso o sul blu. Questi sono i classici rosso turchese. Questi sono i Tefè, un'altra varietà simil wild, appunto della tipo Tefè, che presenta una colorazione rosso mattone con le classiche stress bar, come da diciamo Discus, come da Sinfisodon originale. Solito Turquoise, questo qua è un in questa vasca appunto abbiamo anche degli esemplari da 8, 6 e mezzo e 5 centimetri, quindi un po' tutte le varietà le possiamo trovare, dalla più piccola di 5 centimetri a quelle più grandi. La colorazione è sul diciamo da giovane è così tipo screziata, ma man mano che cresce diventerà uniforme, diventando turchese, vedete? Qui invece abbiamo dei turchesi brillanti, anche questi man mano con la crescita cambieranno più o meno la loro colorazione. Cobalt Solid, rispetto al Blue Diamond, c'ha le stress bar e presenta le venature all'interno del corpicino, anche qui da 5, 8, 10 cm, 6 e mezzo e via dicendo. Il bel classico è, che non dovrebbe mai mancare, il Blue Diamond, tutto blu, con l'occhio rosso rubino, bellissimo, sia da giovane che da adulto. E niente, io lo chiamo questo qua il grande classico, che non dovrebbe mai mancare negli acquari. Scendiamo al piano terra, abbiamo i Verde Snake e gli Allenquer. Gli Allenquer, appunto, anche questi qua hanno le stress bar è una colorazione rosso mattone con un occhio rosso, abbastanza rosso. In questa vasca abbiamo dei Verde Snake e degli Allenquer. Gli Allenquer sono appunto questi qua, sempre rifacendo a una livrea dei Wild, appunto, che hanno una colorazione rosso mattone con le stress bar presenti. Gli altri invece sono dei Verde Snake, hanno, a differenza dei Solid Turquoise, hanno delle venature a mo' di pelle di serpente, potete vederli, eccoli qua, molto belli. A fianco abbiamo degli Snake Skin piccolini da 5 cm e solo dei Snake Skin abbiamo in questa vasca. Qua abbiamo i Dark Angel che sono appunto con una colorazione azzurra tipo il Blue Diamond, e una parte superiore della pinna dorsale un blu più scuro, che ne distinguono dal Blue Diamond e dal Verde Snake e dal Green Angel. Quindi questi qua sono i Dark Angel, molto belli ed apprezzati anche questi qua. Qua invece abbiamo dei Jumbo Red Leopard, Pigeon Silver e Checkboard. Questi qua sono circa 20 cm, degli esemplari fantastici. Qui abbiamo sempre dei 18-20 cm, Marlboro Red, Allenquer e Tefè. Qui invece abbiamo sempre Jumbo, uno Snake Skin,
Soli Turquoise ed Allen Quell. Ecco qua. Ora vi mostro altre varietà. Qui abbiamo degli esemplari da 14-16 cm di Allenquer. Vedete che bel rosso mattone. Santarem e poi del Blue Diamond, Marlboro Re, cioè il rosso turchese, turchesi brillanti. Vedete che magnifici colori. A fianco invece abbiamo da 12 cm Dark Angel, turchese brillante, Marlboro Red. Ok. In questa vasca abbiamo dei timorosi Pigeon Yellow e dei Red Peacock. Essendo arrivati da poco sono ancora un po' timorosi, ma anche questi a breve diventeranno più sfacciati, insomma, si prenderanno più la vasca. Al momento ho fatto il video giusto per postarlo insieme a tutti gli altri arrivi. Semmai prossimamente farò un video di questi dove loro sono più aperti e più padroni della vasca. Questo è giusto per rendere per farveli vedere in anteprima. Però capisco bene che sono un poco spaventati. Fatto è che però le loro colorazioni sono molto belline. In questa vasca abbiamo dei Pigeon Blood Red, Pigeon Blood Blu e dei Red Leopard. Tutti questi sono da 10 cm, molto belli, molto colorati. Ancora un poco spaventati, ma si riprenderanno quanto prima. Già cominciano ad aprirsi e prendere tutta la vasca. Vedete che belle colorazioni. Anche dei Red Leopard, la cui colorazione deve ancora completarsi.